Con una nuova interpellanza indirizzata al Consiglio regionale, il consigliere pentastellato Domenico Pettinari torna a chiedere alla Regione di intervenire nella zona di Fosso Grande, che interessa i tre comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, per scongiurare il rischio esondazione che da anni minaccia cose e persone. Per il vicepresidente del Consiglio occorre fare presto, prevenendo ulteriori danni d'alluvione come quelli causati dalle esondazioni del 2 dicembre 2013 e del 10 luglio 2019. Fosso Grande è un canale che ha esondato diverse volte, causando danni enormi e ingenti alla popolazione, ai residenti della zona, ma veramente parliamo di milioni e milioni di euro. Già 4-5 anni fa iniziai a presentare interpellanze in Consiglio regionale dando una soluzione alle problematiche di Fosso Grande. Qual era la soluzione? Quella di realizzare salti idraulici a monte del ponticello di Via Francia e una vasca di espansione a valle per smorzare l'impeto delle acque. Sono stati stanziati dei soldi, 800.000 euro, poi c'è stata una piccola decurtazione, certo servirebbero più fondi, ma già con questo iniziamo a fare delle opere importanti. Ma oggi nulla è stato fatto di questa grande, possiamo dire, infrastruttura importante per regimare le acque. Hanno fatto delle opere che io chiamo palliativi di sostruzione del canale e quant'altro, che non hanno risolto il problema, hanno solo peggiorato il problema. Il 9 novembre finalmente ci sarà risposta alla mia interpellanza in Consiglio regionale, e quindi il Presidente di Regione dovrà rispondere a tre quesiti: cosa intendono fare, se è stato fatto un vero censimento e ricognizione dei danni, se la Regione intende anche risarcire queste persone, perché così dovrebbe fare, e soprattutto quando darà l'impulso necessario per far partire queste benedette opere, perché non sono state fatte le opere che andrebbero fatte. Per il professor Alfonso Nori del comitato Comes Codici sarebbe opportuno costituire nella zona del parco pubblico un lago attrezzato come quello della Pineta di Pescara, che però nell'emergenza, quando c'è l'emergenza meteo, si chiude come accesso al pubblico e diventa la vasca di espansione a valle. Tra l'altro insiste sulla zona storica di espansione del fosso, che è la zona della motorizzazione, attualmente cementata. Dopodiché occorre però lavorare a monte con dei salti idraulici, perché il problema è quello di trattenere l'acqua prima che arrivi nell'abitato e di sostruire il canale terminale scatolato, che da 50-60 anni, ecco, queste le memorie storiche sono ai miei lati, di quando il canale era scoperto. E successivamente è stato tombinato. Io abito in quella zona dal 59 e quindi praticamente mi ricordo esattamente com'era il Fosso Grande, scoperto soprattutto. Adesso è stato tombato, quindi si è realizzato su questo percorso del Fosso Grande una nuova via del Comune di Spoltore, via Nuoro. E praticamente io non abito lì vicino a 50 metri, non ho mai visto una manutenzione. Sotto c'è di tutto, bisogna fare innanzitutto una pulizia e poi probabilmente un allargamento del canale.